con un pareggio la 13ª giornata di campionato. Niente da fare per l'Udinese di Andrea Sottil. Dopo il pareggio che non ti aspetti nella 12ª giornata allo Zini contro l'ultimo in classifica, contro la Cremonese di Massimiliano Alvini, un altro pareggio che rallenta la corsa europea, il sogno europeo per la formazione friulana che si riporta al 7º posto in classifica a meno 1 dalla coppia formata da Lazio ed Inter a quota 24 punti a più 1 in questo momento sulla Juventus di Max Allegri in questa 13ª giornata che sarà ricca di big match. Quest'oggi la prima della classe contro la seconda al Gewiss Stadium, Atalanta contro Napoli, e poi la domenica dedicata alla 13ª giornata metterà di fronte prima il derby della capitale con il classico Roma-Lazio e poi alla sera nel posticipo domenica il più classico derby d'Italia tra Juventus ed Inter. Quindi ragazzi, aspettiamoci grandi novità in questa 13ª giornata di campionato, la prima giornata del mese di novembre, a poche giornate dal termine di questa annata per quanto riguarda il campionato, visto la sosta per Qatar 2022 che si sta avvicinando giorno dopo giorno. Un Lecce che meritatamente esce con un punto dalla Dacia Arena. Un Lecce intraprendente nel corso del primo tempo che sfiora il vantaggio dopo appena 90 secondi con la conclusione a giro di strefezza. L'ex Spal raccoglie un suggerimento al limite dell'area da parte di Gonzales e poi non ci pensa due volte a calciare in porta con Silvestri che guarda la sfera finire sul montante. Grande chance per il trequartista brasiliano, per l'eroe promozione per la formazione di Marco Baroni. Il Lecce che continua ad essere intraprendente, un Lecce meritatamente in vantaggio al 35esimo a 10 dalla conclusione della prima frazione con il cross arcuato all'interno dell'area di rigore da parte di Gallo. Il suggerimento per l'ex attaccante rossonero Lorenzo Colombo che nella prima conclusione prende in pieno e Bossè, la palla però rimane all'interno dell'area di rigore disponibile per Colombo che non ci pensa due volte davanti a Silvestri a regalare il vantaggio salentino per la formazione di Marco Baroni. Vantaggio meritato per quello che abbiamo visto nel corso dei primi 35 minuti. Invece che continua ad attaccare. Comunque c'è anche la reazione per la formazione friulana di Andrea Sottil con l'occasione per il Tucumano Pereira, con la grande chance sventata da un ottimo Umtiti e poi dopo gli sviluppi di un corner al 37esimo la conclusione da fuori area da parte di Wallace che però si spegne alta sopra la traversa. Grande chance per il raddoppio per Gallo che al 47esimo nel corso del secondo minuto di recupero dopo gli sviluppi di un calcio piazzato non ci pensa due volte, respinta corta e con il sinistro stampa la sfera sulla traversa, quindi un palo e una traversa per il Lecce, il gol di Lorenzo Colombo che dà grandi sensazioni per quanto riguarda i secondi 45 minuti che si aprono con un'occasione per Beto sventata da un ottimo Vladimiro Falcone e poi da delle proteste su Forneau con il pubblico che richiama l'attenzione anche della VAR per un contatto, per una scivolata dubbia da parte di Human su De Lufeo. Comunque controllo, check del VAR, non c'è nulla, si prosegue, entra Success e cambia il match con un suggerimento di Gerald De Lufeo per l'esterno nigeriano che prolunga il cross all'interno dell'area di rigore per la deviazione vincente sotto porta di un attento Beto per l'ex attaccante della Portimonense, 6º gol in campionato, il gol che completa
La rimonta friulana è 1-1, 1-1 e palla al centro, mi verrebbe da dire, perché è un gol davvero molto importante che dà grandi sensazioni per gli ultimi 20 minuti. L'Udinese continua ad attaccare alla ricerca del gol per completare la rimonta, rimonta che però non si completa. Grande chance sull'asse Beto Pereira con la conclusione dell'argentino alta sopra la traversa e poi Simmole invece e Perez su una conclusione all'interno dell'area di rigore friulana da parte di Gonzalez. Accelerazioni di De Lufeo con la palla che termina sul fondo e nei 6 minuti di recupero ci prova in tutti i modi l'Udinese. Prima con un attore di Bijol, palla che però termina sul fondo, Pereira e Bosel, molto pericoloso nel finale. La formazione friulana che tenta, come detto, in tutti i modi di poter completare la rimonta. Quarto pareggio nelle ultime 5 gare, una vittoria casalinga che manca addirittura dal 3-1 inflitto all'Inter di Simone Inzaghi, vittoria che manca invece dallo scorso 3 ottobre dal successo nel finale al Bentegodi contro l'Hellas Verona dell'ex Cioffi. È un Udinese che si è spenta nelle ultime settimane, come detto, quarto pareggio nelle ultime 5 gare, secondo pareggio consecutivo dopo il KO qui alla Dacia Arena contro il Torino di Ivan Juric. Dall'altra parte un appunto salvezza molto importante per quanto riguarda le ambizioni salvezza per il Lecce. Marco Baroni che si riporta in questo momento a più 3 sui blu cerchiati, a più 4 sulla coppia formata da Cremonese ed Hellas Verona. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!